Nathan verso l'addio. Che si fa? Lo si cede? Lo si manda in prestito? Lo si mantiene nella speranza che possa finalmente esplodere? Parliamone un po'. Voi lo sapete, noi negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, abbiamo smesso di fare video su notizie di mercato e indiscrezioni non confermate, perché tanto poi si ciancia molto e non c'è niente di sostanzioso alla fine della fiera. Quindi sembra quasi aver sprecato fiato, però devo dire che ci sono diverse notizie negli ultimi tempi che mi hanno stuzzicato e di cui voglio discutere insieme a voi, e quindi lo faccio con il rispetto dei miei tempi, che purtroppo non sono ideali per realizzare video, però vi posso garantire il piacere è sempre massimo. E quindi niente, vi dico già, iscrivetevi se siete interessati ai video che facciamo, mettete mi piace al video se vi sarà piaciuto alla fine, e iscrivetevi al gruppo che trovate in fondo alla descrizione di WhatsApp, perché è quello in cui inseriamo tutti i link dei nostri nuovi video, quindi non avete l'opportunità di perderveli come invece spesso capita a causa della campanella. E passiamo all'argomento principale, ovvero Nathan. Allora, l'incipit di questo video è un articolo che vi sto anche mostrando, in cui si paventa l'opportunità di Nathan in prestito. No, quindi non si parla di addio vero e proprio come falsamente fa notare l'articolo, ma si parla di prestito. E devo dire, mi scoraggia un po' questa possibilità, lo devo ammettere. Premessa, così ci intendiamo. A parlare è uno che al momento dell'acquisto ci sono le prove, perché basta che andate a vedere il video che abbiamo realizzato quando è stato ufficiale l'arrivo di Nathan. A parlare, dicevo, è uno che al momento dell'acquisto lo ha identificato più come terzino sinistro che come difensore vero e proprio. A me, in quel poco che avevamo visto, perché purtroppo di Nathan si vedeva poco dai video sui vari social che si potevano trovare, a me non aveva convinto nel ruolo di difensore. Poi purtroppo quello che gli ho detto è stato un anatema, povero ragazzo, perché effettivamente l'hanno messo a fare il terzino sinistro, che non è stata esattamente di sua competenza, soprattutto per il tipo di terzino sinistro fluidificante che noi vogliamo in campo, ovvero quello che si spinge, no? Quello che si spinge molto in fase offensiva, che fraseggia, che fluidifica per l'appunto, e quindi crea una costante densità nella zona più avanzata del campo. Lui invece è un difensore vero. Io su quello mi sono sbagliato. Ricordo anche di aver avuto una conversazione con Biazzaco in privato, in cui lui diceva: alla fine hai avuto ragione tu, ma non è vero. Cioè, io ho detto: non è vero, secondo me, perché il ragazzo si è dimostrato difensore. Non è che se poi gli allenatori, sbagliando, perché Mazzarri ha sbagliato a usarlo difensore, terzino sinistro, scusate, allora ho avuto ragione io, perché il ragazzo non è un terzino sinistro. Poi si può adattare, perché i giocatori oggi per giocare fanno tutto. Cioè, se tu prendi un attaccante e gli fai fare il portiere, quello è contento lo stesso, perché per farsi strada in un calcio così tanto competitivo sono disposti a fare tutto. Però poi ci sono delle caratteristiche che sono o meno contingenti ai ruoli e ai compiti, che spesso sono ancora più importanti, che tu gli dai. E quindi non è che stiamo parlando del primo estimatore di Nathan, ovvero io. Non sono il primo estimatore di Nathan, ragazzi, toglietevelo dalla testa. Però mi dispiace che venga valutato un ragazzo di questo livello, perché sfido chiunque a dire che non ci siano state alcune partite in cui Nathan non abbia avuto degli altissimi picchi di performance. E vi sfido a dirlo, anche perché noi ce l'abbiamo un giocatore in squadra, nuovo acquisto, che è stato completamente inconsequenziale, che è Cajuste. Uno che in realtà a me piace pure, però Cajuste ha avuto l'encefalogramma piatto in stagione. Se la sua stagione fosse un encefalogramma, noi avremmo a che fare con un giocatore che non è che è stato così tanto scintillante. Ha avuto qualche prestazione un pochino superiore alla media, ma tutto sommato encefalogramma piatto. E quindi qual è la differenza con Nathan? La differenza con Nathan è che Nathan ha avuto anche partite molto importanti. Vi voglio ricordare che Nathan in Champions le ha giocate praticamente tutte, fino all'arrivo di Mazzarri, in cui le due partite sciagurate col Barcellona che ci hanno fatto uscire dalla Champions, non le ha giocate, ma per il resto le aveva giocate tutte. E le prestazioni di Nathan sono state più che positive. Alcune in campionato sono state persino eccellenti. Poi c'è stato l'infortunio. Con l'infortunio c'è stato l'accantonamento, ma c'è stato l'accantonamento di tutta la difesa, perché voglio ricordare che a un certo punto hanno giocato solo Juan Jesus e Rachmani, per la disgrazia della nostra difesa difensiva, perché ne hanno combinata
una a ogni partita, quei due, non soltanto per responsabilità individuali, ci mancherebbe altro, ma ne hanno combinata sempre una che ci ha portato a subire gol. E poi, di ritorno dall'infortunio, Nathan è stato assoggettato a unico responsabile di quel famoso gol, quel celeberrimo gol subito col Genoa da Frendrup. E qui da quella volta noi Nathan non l'abbiamo praticamente più visto, da quel gol subito con il Genoa, di cui si è assunto le principali responsabilità, nonostante errori molto peggiori li avrebbe fatti continuamente di lì in avanti Juan Jesus, è stato completamente accantonato. E ripeto, questa cosa mi mette angoscia, io vi dico la verità, è angoscia la parola giusta, perché? Perché è complicato, amici miei, parlare della prima stagione di un giovane giocatore in Serie A, soprattutto se poi questo arriva dal calcio sudamericano. Cioè, ma allora la storia di De Ketelaere non ci ha insegnato niente. I giocatori giovani, non è che tu pronti via, li metti in campo e diventano l'apice del loro potenziale. È normale che tu li debba anche un po' aspettare, in particolare se poi nella stagione in cui li hai lanciati e li hai comprati, si sono ritrovati in una situazione gravosa e terrificante come quella in cui ci siamo ritrovati noi con la triade della vergogna, ovvero Garcia, Mazzarri, Calzona. In tre non hanno fatto un allenatore buono per questo. Anzi, l'allenatore migliore per Nathan è stato Garcia, perché dopo un primo periodo in cui effettivamente sembrava un desaparecido, la gente gli faceva pure le domande, i giornalisti gli facevano pure le domande a Garcia: ma che fine ha fatto Nathan? Lui rispondeva con il suo savoir-faire francese, anche ritenuto molto antipatico a Napoli, perché a noi piacciono più le facce di cazzo che magari quelli che fanno buon viso a cattivo gioco. E però effettivamente poi è uscito fuori Nathan ed è diventato un giocatore importante, soprattutto dopo l'infortunio di Rachmani, naturalmente, perché quello è stato un po' spartiacque per la sua stagione. E quindi ripeto, secondo me non ci ha insegnato niente De Ketelaere, non ci ha insegnato che i giocatori vanno aspettati almeno una stagioncella. Non dico che se questo fa male per 3 stagioni dobbiamo continuare ad aspettare, però magari una stagione in più gli si potrebbe dare. Soprattutto perché, ragazzi, sul piede di partenza ci sono già Østergaard e Di Lorenzo. Østergaard perché credo che sia la bocciatura, perché ecco, il caso Nathan è in realtà il caso Østergaard negli occhi delle persone, ovvero io capisco perché le persone abbiano perso fiducia in Østergaard e non lo vogliono mai più vedere, perché Østergaard sono 3 anni che sta a Napoli e quindi, ma forse pure di più, no, dovrebbero essere 3 anni, comunque quanti anni siano sono troppi, ed è un giocatore che effettivamente non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio. Ora, io il mio parere su Østergaard ve l'ho sempre dato, per me è un giocatore dal potenziale abbastanza importante, non dico che possa diventare il suo, diciamo, il suo sosia Cannavaro, ci mancherebbe altro, però può diventare un difensore importante per le caratteristiche che ha, però se non lo si vede e non lo si è visto per anni, fanno benissimo in società, fanno benissimo le persone a ritenere che il suo percorso a Napoli si sia concluso, le cose non sono andate come sperate, va bene così, otteniamo questi 10-15 milioni, chi ce li dà, e li reinvestiamo. Ma Nathan è da un anno che sta qui. Qual è la fretta? Esattamente, la fretta perché ce l'abbiamo? Perché, ripeto, sono sul piede di partenza Østergaard e Di Lorenzo, perché Di Lorenzo sembra non volersi smuovere alla data attuale, 23 giugno 2024, non sembra volersi smuovere dalla sua posizione attuale, che è quella di cessione, di andare via. E personalmente, nei miei sogni, nelle mie speranze, chiamatemi giovane sognante trasognato, non c'è la permanenza di Juan Jesus. Io non voglio una permanenza di Juan Jesus. La gente mi ha detto più volte: ma tu devi essere anche un po' più positivo, perché Juan Jesus in una difesa a 3 renderebbe meglio. E io non metto in dubbio che sarebbe così, ma a me Juan Jesus non piace come giocatore, amici miei, a me non piace come calciatore, perché è lento, perché è statico, perché non è dinamico neanche un po', perché non ha accumulato la giusta esperienza e perché commette errori troppo grossolani, e i suoi punti di forza, che ci sono, non sono neanche pochi, per me non sono sufficienti tali da giustificare una sua permanenza. Personalmente, poi non è che i guai del Napoli inizino e finiscano con Juan Jesus, ci tengo a dire, non è che se noi vendiamo Juan Jesus abbiamo risolto i problemi della rosa, della società e quelli che ci hanno portato alla sciagurata stagione scorsa. Non è l'origine di tutti i mali Juan Jesus, così come non è stata l'origine di tutti i mali Garcia, nella mia modesta opinione. E poi perché non mi aggrada l'opzione del prestito? Perché poi il discorso è questo, no? Cioè, allora, Tazzu, se non ti piace l'idea di venderlo, allora mandiamolo in prestito.
Ma l'opzione del prestito non mi aggrada perché, a parte il discorso che ho fatto prima, ovvero se ne vanno già in tanti di difensori probabilmente, qualcuno deve rimanere, ragazzi, perché realisticamente parlando non ci prendiamo in giro, sei difensori non li possiamo prendere. Non li possiamo prendere. Già siamo in difficoltà, che oggi si parla di Rafa Marin, poi di Mario Hermoso, poi di Buongiorno, non arriva mai nessuno ed è difficile che arrivi qualcuno fino alla conclusione dell'Europeo. E noi già dobbiamo mettere tre di tasselli alle attuali condizioni. Adesso noi dobbiamo comprare tre difensori per entrare in pari, perché lì ce ne servono sei, ok? E non voglio contare la situazione di Lorenzo, non voglio contare l'addio di Ostia, ci servono tre difensori, ma noi arriviamo a pigliare tutti questi difensori se cominciamo a vendere anche quelli che abbiamo, che magari sono giovani e che non hanno ancora fatto uscire fuori il loro potenziale come Nathan? Quindi, partendo da questo presupposto, a me l'opzione del prestito non mi aggrada, perché c'è un altro motivo ancora. Conte lo vedrà in ritiro, ok? Quindi per me non ha senso che Conte mi dica mandiamolo in prestito per un anno. Ve lo dico proprio con totale franchezza: Conte lo vedrà a Di Mauro Folgarida e deciderà cosa ne vuole fare. Io non tollererei, se fossi della società, non tollererei, scusatemi, un prestito. Cioè direi: Antonio, lo reputi pronto, allora lo aggreghi, lo fai crescere, magari te lo tieni come sesto difensore, non ci interessa, però te lo tieni. Non ti piace, lo vendiamo adesso, perché sennò perdiamo tempo. Cioè, che cambia? Nella speranza, naturalmente, dobbiamo pensarla così, perché a Conte abbiamo fatto il triennale. Nella speranza che Conte sarà qui anche tra 2 anni, mettiamo caso che poi Nathan torna dal prestito, ma quanto può essere cambiato? Cioè, realisticamente parlando, può mai essere cambiato così tanto sto giocatore che poi Conte dice: eh sì, mi sono sbagliato l'anno scorso, adesso lo voglio tenere. Quindi prendiamo una decisione diretta, per direttissima, su Nathan, decidiamo cosa vogliamo fare, se lo vogliamo tenere o se lo vogliamo vendere. Ma il prestito proprio non mi piace, anche perché poi a chi lo mandiamo in prestito? Perché se è come nella notizia che lo mandiamo al Botafogo, amici miei, il Botafogo, allora qual è il problema? Tu lo mandi di nuovo in Sud America, dove c'è un calcio diverso per intensità, per tattica, per richieste, per ruoli e compiti che vengono implementati in campo. Cioè, non si può pretendere di mandare un giocatore un'altra volta in Brasile a 13 milioni di chilometri di distanza e poi farlo tornare a casa base di adesso sei pronto per la Champions League. Dai, cioè, non prendiamoci in giro. Se Nathan proprio dovesse andare in prestito, non deve andare in prestito al Botafogo, ma se questa sembra essere l'unica soluzione, allora io vi ribadisco, non mi piace l'idea che Nathan venga scandagliato in prestito così per sollazzare l'idea che questo giocatore è arrivato non pronto, è stata una scommessa sbagliata. Magari è stata veramente una scommessa sbagliata, ma tu per avere la prova del 9 lo devi tenere quest'anno, lo devi mettere nelle mani di un allenatore che tu reputi competente, e gli dai l'opportunità di esplodere. Se poi non esplode, allora effettivamente alziamo le mani e Nathan se ne torna in Brasile o dove vuole lui. Non ci interessa. Però sinceramente, con la situazione attuale che ci ritroviamo a gestire, che è molto difficoltosa, e Manna il suo staff dovrà essere molto bravo a gestire le situazioni veramente molto complicate che ci sono in rosa, io non me la sento di vendere anche Nathan, soprattutto perché quello che ho visto di lui è stato per lo più positivo e soprattutto è stato in potenziale qualcosa che non mi aspettavo. Cioè, a me questo giocatore ha sorpreso. Ripeto, io arrivavo da disconoscitore praticamente, cioè io disconoscevo l'idea che lui potesse fare il difensore. Invece devo dire che lo può fare e lo fa anche bene. Quindi fatemi sapere voi come la pensate, ragazzi, perché sono molto curioso di sapere il parere di chi segue questo canale. Se siete nuovi mi interessa anche il vostro, anche perché se siete qui evidentemente un po' di sale in zucca ce l'avete, fatevelo dire. E io vi mando un caro saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi.